In quel tempo, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Ma perché un centurione romano è andato da Gesù a chiedere una guarigione fisica per un suo servo? Cos'ha a che fare una guarigione fisica con un maestro religioso? Non si va da un dottore, da un medico? Il centurione romano, capo di una milizia di soldati, non è un bigotto del tempo, anzi, non è neppure di religione giudaica, è un romano, è un non praticante. Eppure va da Gesù a chiedere una guarigione. E Gesù riconosce in questo uomo una fede grande come nessuno in Israele. È la fede che guarisce, è credere che guarisce. Oggi la guarigione spirituale è relegata a maghi e fattucchieri, purtroppo. L'uomo laico del nostro tempo non crede più alla guarigione spirituale, perché lo spirituale è qualcosa di immateriale e non ha niente a che fare con il corpo e la materia. Ma è proprio così? E allora i nostri sacramenti di guarigione, l'unzione degli infermi, la confessione, sono solo dei palliativi? Provo a far rispondere un teologo in qualche battuta da una conferenza che trovate poi integralmente sugli approfondimenti del Vangelo. Poi i sacramenti cominciano a scricchiolare uno dopo l'altro. Perché? Se tu dici che lo spirituale è una cosa immateriale, no? Adesso spiegami che pane eucaristico è assolutamente spirituale. La confessione salta anche. Perché comincia lo stesso problematico un po', no? Uno va a confessarsi e dice: «Io, padre, ho una sensazione che tutti ce l'hanno con me. E perciò io rispondo male a tutti. Proprio tutti, per non fare differenza». Cioè, per la giustizia sociale rispondo male proprio a tutti, no? Va bene. Allora, adesso questo padre dice: «Vabbè, insomma, fai 3 Ave Maria e cerchi di andare avanti». Allora questo, dopo 2 giorni, di nuovo. Torna e dice: «Padre, di nuovo è successo così». E vabbè, altre 2 Ave Maria e così. E dopo 100 volte sta viaggiando a Milano, sul treno incontro una signora molto interessante, un signore, non so che cos'era, e parlano, dice: «Ma io sono psicologo». «È interessante, e sai che io ho questo fenomeno strano che nessuno riesce a... ho percezione che ce l'hanno tutti con me». «Ah, sì, e com'è?» E descrive molto bene, e questo dice: «Guardi, è una questione di 3 sedute, ogni seduta è 250 euro, dunque a 750 ci siamo». «Ah sì? Sì, ma vero?»
va, fa tre raduni, tre volte sedute, 750 euro, superiore a paga. E questa sorella torna serena e mai più gli viene in mente che qualcuno ce l'ha. Dice, vedi, non bisogna confessarsi. No. La conclusione è affascinante, no? Cioè, dice, perché confessarmi? E tanto sono migliorato. E questo è successo un po' in tutto l'Occidente, caspita. Ma facciamo un passo ancora più profondo teologicamente. Voi sapete che Dio ha creato l'uomo il sesto giorno, no? E come lo ha creato? Ha preso un po' di terra, non so che cosa era, argilla, fango, non so che cosa, e ha soffiato sopra, no? Così viene detto. Allora diventa molto interessante perché l'uomo è fatto da un materiale che è stato creato in primi cinque giorni, no? Elefanti, questo, quell'altro, questo cinque giorni Dio creava queste cose. Allora Dio prende queste cose, poi che cosa ha preso questo, adesso Darwin dice che ha preso scimmie, un altro dice, non importa. Ha preso questo materiale di cinque giorni e su questo è arrivato il sesto giorno, cioè il soffio, che è la cosa più personale di Dio, no? Soffiare. Proprio espressione della persona, no? E la sua vita è lo spirito. E ha soffiato questo spirito. E Ireneo dice, per questo l'uomo ha questa miscela di questo soffio e di questo materiale di primi cinque giorni. Ora guarda che cosa è successo nell'epoca moderna pian piano. Questo soffio è diventato problematico. E in realtà, come diceva già Basilio il Grande, e siamo nel IV secolo, l'uomo ha cominciato a concentrarsi su quella dimensione di se stesso che lo unisce al materiale di cinque giorni. Tanto è vero che l'uomo presto ha saputo tutto ciò che passa tra il verme è l'uomo, no? Ha veramente studiato molto profondamente queste cose. Oggi sappiamo tutto, oggi siamo in grado di rifare un braccio, pensi che bello, cioè conosciamo questo mondo totalmente di cinque giorni ormai, poche cose sono sconosciute, capisci che meraviglia che è successo. Ma questo nefesh, questo soffio, questo spirito non viene più considerato, lo abbiamo abbandonato. All'inizio abbiamo preso qualche metafora per questo, ma pian piano nessuno considera sul serio questo, nessuno ci pensa che veramente esiste uno spirito oggettivamente esistente. Ora, se io mi sono concentrato nel mondo di cinque giorni e ho abbandonato il sesto giorno, il soffio, spiegatemi come posso vivere la vita spirituale. Sarà sempre una cosa aliena, artificiale. Sempre finirà in uno o in altro specie di moralismo. Non è possibile diversamente. E sempre sarà un destinato a fallire. E quelli che riescono a fare qualche cosa su questo terreno di cinque giorni diventano di una superbia, come dice Bulgakov, incrollabile. E diventano giustizieri di tutti quelli che non fanno così.